Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Engerix B, sospensione, GlaxoSmithKline S.p.A. Ultimo aggiornamento. 14 aprile 2022. Cos'ha Engerix B, sospensione? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Engerix B, sospensione durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Engerix B, sospensione? Engerix B, sospensione, ha un farmaco a base del principio attivo vaccino epatitico B, DNAR, appartenente alla categoria degli vaccini virali e nello specifico vaccini epatitici. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline S.p.A. Engerix B, sospensione, può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Engerix B e immunosiringa pre-riempita 20 mcg/1 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Concessionario: GlaxoSmithKline S.p.A. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe: C. Principio attivo: vaccino epatitico B, DNAR. Gruppo terapeutico: vaccini virali. Forma farmaceutica: sospensione. Indicazioni: Engerix B ha indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione da virus dell'epatite B, HBV, causata da tutti i sottotipi conosciuti nei soggetti non immuni a partire dai 16 anni di età. Le categorie di popolazione da immunizzare vengono determinate in base alle raccomandazioni ufficiali. Si prevede che anche l'epatite D sia prevenuta tramite l'immunizzazione con Engerix B, in quanto l'epatite D, causata dall'agente Delta, non si verifica in assenza di infezione da epatite B. Posologia. Posologia. Dosaggio. Engerix B, 20 mg/1 ml, ad utilizzarsi in soggetti dai 16 anni in su. Engerix B, 10 mg/0,5 ml, ad utilizzarsi in soggetti di età fino ai 15 anni compresi. Tuttavia Engerix B, 20 mg/1 ml, può anche essere utilizzato nei soggetti dagli 11 fino ai 15 anni inclusi come schedula a due dosi, nelle situazioni in cui esiste un basso rischio di infezione da epatite B durante il ciclo vaccinale e laddove si può assicurare il completamento dell'intero ciclo di vaccinazione, vedere di seguito sezione 5.1. Schedule di immunizzazione primaria, soggetti dai 16 anni in su. Si raccomandano due schedule di immunizzazione primaria. Una schedula a 0,1, 6 mesi che dia una protezione ottimale al settimo mese e che produce elevate concentrazioni anticorpali. Una schedula accelerata con immunizzazione a 0,1 e 2 mesi che conferirà una protezione più rapida e che si prevede porti ad una maggiore compliance del paziente. Con questa schedula, una quarta dose deve essere somministrata a 12 mesi in modo da assicurare una protezione a lungo termine dal momento che le concentrazioni anticorpali ottenute dopo la terza dose sono inferiori a quelle ottenute con la schedula a 0,1, 6 mesi. Soggetti dai 18 anni in su. Eccezionalmente negli adulti quando è richiesta una induzione della protezione ancora più rapida, ad esempio persone che devono recarsi in aree con alta endemicità e che iniziano un ciclo di vaccinazione contro l'epatite B entro un mese prima della partenza, può essere utilizzata una schedula di 3 iniezioni intramuscolari somministrate a 0,7 e 21 giorni. Quando si applica questa schedula, si raccomanda una quarta dose 12 mesi dopo la prima dose. Soggetti dagli 11 ai 15 anni inclusi. Engerix B, 20 mg/1 ml, può essere somministrato in soggetti dagli 11 fino ai 15 anni inclusi secondo una schedula a 0,6 mesi. Tuttavia, in questo caso, la protezione contro le infezioni da epatite B può non essere ottenuta fino a dopo la somministrazione della seconda dose, vedere sezione 5.1. Pertanto questa schedula deve essere utilizzata solamente quando esiste un basso rischio di infezione da epatite B durante il ciclo vaccinale e quando può essere assicurato il completamento del ciclo di vaccinazione a due dosi. Se entrambe le condizioni non possono essere assicurate, per esempio pazienti in corso di emodialisi, viaggiatori verso regioni endemiche e persone a stretto contatto con soggetti infetti, deve essere utilizzata la schedula a 3 dosi o la schedula accelerata di Engerix B, 10 mg/0,5 ml. Pazienti con insufficienza renale, inclusi i pazienti in corso di emodialisi dai 16 anni in su.
Per pazienti con insufficienza renale, inclusi i pazienti in ciclo di emodialisi, la schedula di immunizzazione primaria di 4 dosi doppie, 2x20 e 1/4g, alla data d'inizio, ad 1 mese, 2 mesi e 6 mesi dalla data della prima dose. La schedula di immunizzazione deve essere adattata allo scopo di assicurare che le concentrazioni anticorpali anti-HBs rimangano uguali o al di sopra del livello di protezione stabilito di 10 UI/L. Esposizione nota o presunta ad HBV. In circostanze nelle quali si sia verificata di recente l'esposizione ad HBV, S. puntura con un ago contaminato, la prima dose di Engerix-B può essere somministrata contemporaneamente ad immunoglobuline specifiche antiepatite B, BIG, che tuttavia devono essere somministrate in un diverso sito di iniezione, vedere sezione 4.5. In questi casi, deve essere consigliata la schedula di immunizzazione a 0, 1, 2 e 12 mesi. Queste schedule di immunizzazione possono essere variate secondo la pratica di immunizzazione locale. Dose di richiamo, booster. I dati attualmente disponibili non supportano la necessità di una vaccinazione di richiamo in soggetti immunocompetenti che hanno risposto ad un ciclo di immunizzazione primario completo, Lancet 2355-561. Tuttavia, dosi di richiamo devono essere somministrate in soggetti immunocompromessi, S. soggetti con insufficienza renale cronica, pazienti in corso di emodialisi, soggetti IV positivi, allo scopo di mantenere concentrazioni anticorpali anti-HBs uguali o al di sopra del livello di protezione riconosciuto pari a 10 UI/L. Per questi soggetti immunocompromessi si consiglia di effettuare il test sui livelli anticorpali ogni 6-12 mesi. Devono essere prese in considerazione le raccomandazioni nazionali sulle vaccinazioni di richiamo. Interscambiabilità dei vaccini per l'epatite B, vedere sezione 4.5. Modo di somministrazione. Engerix-B deve essere iniettato per via intramuscolare nella regione deltoidea. Eccezionalmente il vaccino può essere somministrato per via sottocutanea in pazienti affetti da trombocitopenia o con disturbi della coagulazione. Controindicazioni. Engerix-B non deve essere somministrato a soggetti con ipersensibilità nota ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 o a soggetti che hanno manifestato segni di ipersensibilità a seguito di precedenti somministrazioni di Engerix-B. Come con altri vaccini, la somministrazione di Engerix-B deve essere posticipata in soggetti affetti da malattie febbrili acute gravi. La presenza di infezioni minori, comunque, non ha da considerarsi controindicazione per l'immunizzazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si può verificare sincope, svenimento, in seguito a, o anche prima di, qualsiasi vaccinazione, soprattutto negli adolescenti, come risposta psicogena all'iniezione con ago. Essa può essere accompagnata da diversi segni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione simultanea di Engerix-B e di una dose standard di BIG non porta a diminuzione delle concentrazioni anticorpali anti-HBs se somministrate in siti di iniezione diversi. Engerix-B, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Engerix-B, sospensione durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Engerix-B, sospensione durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'effetto di PSAG sullo sviluppo del feto non è stato valutato. Tuttavia, come con tutti i vaccini virali inattivati, non sono da attendersi effetti sul feto. Engerix-B deve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Engerix-B non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza di seguito illustrato è basato su dati provenienti da 5.329 soggetti in 23 studi. La formulazione attuale di Engerix-B non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Casi di sovradosaggio sono stati riportati durante la sorveglianza post-marketing. Gli eventi avversi riportati a seguito di sovradosaggio erano simili a quelli segnalati con la normale somministrazione del vaccino. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Vaccino epatite B, codice ATC. Ilunga 07BC01. Meccanismo d'azione. Engerix-B induce la formazione di specifici anticorpi umorali contro il PSAG, anticorpi anti-HBs.
concentrazioni anticorpali anti-HBs a 0 yen 10 ui/L sono proprietà farmacocinetiche non applicabile. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici di sicurezza soddisfano i requisiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Elenco degli eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato di basico di idrato, sodio di idrogeno fosfato, acqua per preparazioni iniettabili. Per l'assorbente vedere sezione 2. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Engerix B, sospensione a base di vaccino epatitico B, DNAR, sono Engerix B, sospensione, Fendrix, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.